Eccoci allora con Giulia Viscioni, buonasera. Ciao, buonasera. Allora, risultato a parte, la formazione di Messina, lo sapevamo sulla carta, era una formazione forte, probabilmente una di quelle più quotate al salto di categoria. Quello che c'è da dire di importante è che Mondovì ha giocato finalmente una bella pallavolo a testa alta contro una formazione comunque di alta classifica. Un set portato a casa, si poteva forse addirittura sperare in qualcosa di più. Allora, saluto tutti, buonasera intanto. Sono relativamente soddisfatta, ecco, per il risultato, c'è quel rammarico perché speravamo, abbiamo sperato fino all'ultimo di portare a casa quel punticino. Anche se non ce l'abbiamo fatta, è vero, c'è stata una bella pallavolo, secondo me, di quello dobbiamo essere felici e ripartire da lì per al fine di poter continuare a giocare bene e di poterci togliere qualche soddisfazione in più. Fino a questo momento, insomma, si è costruito tanto, anche Claudio ce lo diceva, in allenamento si fanno tante belle cose, difficile vedere una formazione che probabilmente avrebbe bisogno di qualche tempo in più, però un po' alla volta comunque delle soddisfazioni probabilmente si riusciranno anche a togliersele. Quello è l'obiettivo, assolutamente, toglierci delle soddisfazioni e giocare bene più partite possibili. Finora diciamo che non l'abbiamo fatto, o almeno non l'abbiamo fatto alle nostre possibilità. E quindi niente, avremo bisogno di tempo, ma sicuramente oltre al tempo di lavoro, e questa settimana abbiamo lavorato bene e secondo me abbiamo raccolto dei buoni frutti e dovrebbe essere solo l'inizio. Questa settimana prossima è una trasferta importante a Costa Volpino, una gara che potrebbe segnare, se vogliamo, il cambio di svolta della stagione per Mondovì. Speriamo, spero che quello sia il punto di partenza per fare qualcosa di buono o per almeno iniziare. Grazie Giulia. Grazie a te, ciao.